La città deve essere assolutamente unita se vuole avere autorevolezza nei confronti della regione siciliana che in questi 8 anni di chiusura ha dimostrato grave disattenzione nella tutela del patrimonio termale di Sciacca di cui detiene la proprietà. È quanto è stato evidenziato ieri sera nel corso del dibattito che si è svolto al Circolo di Cultura di Sciacca. Si è parlato ovviamente della prospettiva di investimento di Cassa Depositi e Prestiti e degli impegni assunti dal nuovo governo regionale. Non soltanto farle riaprire, ma farle riaprire anche con un progetto, che è quello che probabilmente, insomma, spesso manca quando si pensa alle cose. Io invece credo che oggi, e l'ho detto anche in altre circostanze, probabilmente non c'è veramente la piena consapevolezza di quello che potrebbero rappresentare le terme aperte oggi, nel contesto di oggi, perché quando sono state chiuse c'era un contesto in cui probabilmente non c'era l'investimento che è stato fatto oggi dal gruppo Mangia, che ha rinnovato e quindi anche portato una nuova clientela nel nostro territorio, non c'era a questi livelli ancora il Verdura, non c'era l'Adler, diciamo che nel nostro territorio si sta investendo in una certa maniera, delle terme che allora erano soltanto terme curative e che adesso potrebbero diventare anche terme del benessere, potrebbero arricchire ancora di più il tessuto, non soltanto dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista culturale e sociale. Quindi è chiaro che su questo bisogna puntare, io ho visto, e l'ho detto anche in altre circostanze, una buona predisposizione da parte della Regione. Vedo un assessore Falcone che veramente si sta dedicando alla materia, lo sta facendo insieme a noi e quindi io credo che tutto il lavoro che si è fatto in questo anno, adesso se mettiamo tutti i puntini l'uno accanto all'altro, possiamo veramente arrivare all'obiettivo e dobbiamo veramente crederci, a prescindere poi dalle alternative che ci possono essere, perché oggi c'è questa possibilità di Cassa Depositi e Prestiti che si sta pensando di poter arrivare a conclusione, però dico in ogni caso ci sono tante altre possibilità che si possono indagare, l'importante è mettere tutto insieme. È chiaro che il lavoro che è stato fatto di mettere insieme tutta la documentazione possibile e immaginabile adesso agevola qualsiasi tipo di soluzione. Dall'ultimo incontro a Palermo a oggi ci sono stati già degli sviluppi o siamo ancora fermi alle ultime notizie? Diciamo che la Regione aveva il compito di inoltrare a Cassa Depositi e Prestiti una serie di documentazioni che doveva produrre, alcune tra le altre cose anche facili da produrre, e ci sentiremo la prossima settimana per fare il punto della situazione e poi vedere come andare avanti. È chiaro che nel momento in cui si presenterà tutta questa documentazione, poi presumibilmente nel fine settembre ci sarà la risposta definitiva di Cassa Depositi e Prestiti che dirà se è interessato a tutto o in parte del patrimonio immobiliare. Il programma della strada Saccenza è pronto? Sì, è pronto, ormai siamo ai dettagli e quindi arriverà subito la delibera di giunta. Come mai questo ritardo è dovuto a che cosa? Ma dovuto al fatto che non siamo in vigenza di bilancio, chiaramente siamo in una fase di programmazione del bilancio e quindi è tutto molto più complicato, però tra le altre cose non abbiamo il nostro bilancio e quindi ragioniamo su un bilancio fatto dai nostri predecessori e quindi non c'è la programmazione che avremmo previsto noi, ma alla fine abbiamo chiuso la quadra e quindi ci saranno dalle prossime settimane tutti gli spettacoli dell'estate. Sulle polemiche che l'opposizione ha avanzato per quanto riguarda le strade Saccenza, cosa possiamo replicare? Ma guardi, io penso che la città di Sciacca senza polemiche sarebbe triste e quindi sono polemiche che ci stanno, a parti inverse le abbiamo fatte tutti, quindi non mi scandalizzano. Quello che è importante è che la città vada avanti con tutto quello che può offrire, non soltanto dal punto di vista dell'intrattenimento dell'estate, ma anche dal punto di vista delle opere pubbliche e tutto quello che si sta programmando. Siamo in una fase molto concitata perché ci sono tante fasi di programmazione di lavori che si stanno avviando e quindi è una fase molto densa di appuntamenti amministrativi, quindi sono convinto che alla fine di quest'anno si potranno raccogliere tanti frutti. Un'anticipazione di qualche evento di punta? Ma il 5 agosto ci sarà uno spettacolo di rilievo di Gianfranco Iannuzzo, che è un attore famoso agrigentino ma che è di notevole pregio, e sarà ospite della nostra città, all'Atrio Inferiore. Questo sarà sicuramente un grande appuntamento. La vicenda Terme sarà al centro della seduta consiliare in programma lunedì prossimo a Sciacca. Il presidente Ignazio Messina ha sottolineato come la conferenza dei presidenti delle commissioni abbia deciso di assumere un'azione più incisiva sui grandi temi della città, a cominciare proprio dalla questione termale, ritenendo evidentemente carente l'azione dell'amministrazione comunale. È veramente una vergogna. Io credo che bisogna
prendere l'iniziativa e fare in modo che le terme vengano aperte. Devo dire, recentemente proprio come Consiglio Comunale abbiamo ritenuto di riunire la conferenza dei presidenti di commissione per affrontare il tema e già dal prossimo Consiglio Comunale di lunedì 17 procederemo a parlarne come punto principale all'ordine del giorno. Qua bisogna capire cosa si vuol fare delle terme, interloquire, discutere seriamente con chi ha il boccino in mano in questo momento ma non può decidere tutto e per tutti, che è la regione siciliana, capire cosa si vuol fare, stare addosso per fare in modo che vengano aperte. Chi l'ha chiuse si assume la responsabilità di riaprirle, perché allora le terme furono chiuse dalla regione in maniera maldestra e incauta. Credo che oggi la regione vada incalzata con tempi, modi, soldi. Devo dire, l'ultimo incontro che è stato fatto alla regione con l'assessore regionale è emersa una cosa importante, non era mai accaduta prima. Ha detto l'assessore, e non abbiamo motivo di dubitare, la regione ha i soldi per chiudere la liquidazione e anche per ristrutturare il patrimonio. Ecco, dobbiamo pretendere che questo venga fatto e venga fatto nel più breve tempo possibile, per poi dare ai privati, conservando il patrimonio pubblico, dare però ai privati la possibilità di gestirlo al meglio. Perché gli esponenti della regione non vengono a Sciacca a parlare di terme? Non veniva Musumeci, non veniva Armao, non viene Schifani, non viene Falcone? E probabilmente avranno tutti un po' il carbone bagnato e un po' di paura, e però questo non vuol dire che noi non dobbiamo occuparcene, anzi, se non vengono loro a Sciacca andremo noi a Palermo per fare in modo che assumano le decisioni una volta per tutte. Non si può più tollerare che in una città come Sciacca, Sciacca Terme, le terme siano chiuse, e siano chiuse da 8 anni. Sono un patrimonio della città, ma sono una ricchezza, sviluppo economico, sviluppo turistico, ed è impossibile pensare che continuino a stare chiuse. Però non possiamo stare fermi aspettando che qualcuno faccia qualcosa, è fondamentale prendere l'iniziativa e andare avanti, che è quello che noi abbiamo deciso di fare per fare in modo che le terme vengano una volta per tutte aperte. Lei era sindaco quando il regista Giglio Rosso ha pubblicato questo interessante documentario sulle terme? Sì, io ero sindaco, le terme erano aperte, Sciacca era la terza città turistica della Sicilia, erano tante cose belle. Ecco, proviamo a riscriverle insieme, dico, l'impegno, la presenza mia questa sera vuole essere anche questo, una spinta per dire si può fare, ci si può riuscire, certo non stando con le braccia conserte, ma sbracciandosi e lavorando seriamente. Ci vuole impegno, passione, ma anche competenza e capacità. L'auspicio è quello di una unità della politica locale che possa consentire di avere maggiore peso a livello regionale, ma le posizioni del sindaco e del presidente del Consiglio appaiono in realtà diverse e distanti. Al dibattito, oltre al presidente del Circolo di Cultura Giovanni Di Vita e il regista Pippo Giglio Rosso, che negli anni 90 ha realizzato un video promozionale sulle terme di Sciacca, ha partecipato anche il coordinatore del Comitato Civico Patrimonio Termale Nino Porrello, che ha annunciato una grande manifestazione popolare se entro l'anno non ci saranno risposte concrete da parte del governo regionale. A conclusione del dibattito, ieri sera al Circolo di Cultura è stato proiettato il video promozionale che negli anni 90 aveva realizzato il regista palermitano Pippo Giglio Rosso. Sentiamo le sue interessanti riflessioni su quelle che erano le terme allora e quello che purtroppo sono adesso. Io ho girato questo documentario ben 27 anni fa, ecco, e mi sono trovato molto bene, benissimo. Ho ripreso le bellezze di Sciacca, le bellezze delle terme, che era io ora guardo il tutto da un altro punto di vista, mentre prima appunto documentavo quello che c'era, che esisteva, cioè, quindi per me era normale. Questa sera mi ritrovo a parlare di qualcosa che ora non c'è più. Ora queste mie immagini di una volta sono diventate veramente, sono delle immagini storiche di qualcosa che appunto io, guarda, non c'è più, però mi auguro veramente che il tutto si risolva, perché io mi ricordo bellissimo, cioè dei saloni bellissimi, una struttura funzionante, ecco, poi un sacco di gente poi che frequentava questi luoghi, quindi è un bel ricordo comunque.
da osservatore della realtà attuale, che idea si è fatto? È più colpa della regione siciliana o anche la città non si fa rispettare? Ma io non entro nel merito, perché non ho questo, io sono stato invitato perché sono riuscito a trovare questo filmato dopo tantissimi anni, che era perso, ecco, perché loro, io so che voi avete delle versioni in tedesco, in spagnolo e così via, ma in italiano no. Io sono riuscito a trovare, perché ho messo sotto sopra casa proprio per trovarlo, la versione originale, proprio quella originale. Io non posso appunto entrare nel merito, o questa sera vedremo, discuteremo, vedremo un po'. Ovviamente io mi posso augurare che veramente un qualcosa di così bello, perché viene perso? Perché? Perché? 27 anni fa, qual era la cosa che più delle terme l'aveva incuriosita? Allora, la cosa che mi incuriosiva di più erano i fanghi. Questi fanghi che, cioè, ovviamente noi abbiamo preso delle modelle, ovviamente, a parte la bellezza delle modelle, ma questi fanghi nella pelle. Questa è una cosa, una sensazione molto, molto bella anche a toccare queste. E poi abbiamo fatto delle riprese, lei l'ha visto integrale il video, abbiamo fatto delle riprese all'interno lì a San Calogero, che non è facile fare riprese in un luogo così, perché entri, l'umidità ti blocca la camera. Quindi noi abbiamo preso il Domo Pack, l'abbiamo, con la pellicola abbiamo coperto, che era il Betacam, era una macchina presa, una telecamera abbastanza grande, l'abbiamo avvolta così, lasciando una cosa per riprendere, e siamo entrati lì, ovviamente la camera è andata bene, perché è andata bene fino a un certo punto, perché c'era questo, diciamo, questa nebbiolina che sull'obiettivo, però andava benissimo perché dava il senso, era molto, ecco, e poi anche questo pozzo, che a guardarlo faceva pure paura, ma comunque bello. La stimolo su un'ultima riflessione: se oggi volesse fare un documentario sulle terme per come sono oggi, da dove partirebbe? Allora, guarda, io ancora non ho visto come sono adesso le terme. Allora, questo è uno stimolo, no? Un'idea, perché no? Fare un documentario oggi, ma io lo farei, lo sai come? Lo farei alternando le immagini, bella, questa è una bella idea, alternando le immagini belle di una volta con con quello che c'è adesso, con il degrado. Non è male questa idea, facciamolo.